rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga, e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio, o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape, che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù spiegava alla gente e c'erano molte persone davanti a lui in quel circostanza che cos'è il regno di Dio. E non è facile. Il regno degli uomini, ma a un certo punto riusciamo. L'impero di quello, di quell'altro, Alessandro Magno, Augusto, però sacro romano impero, i regni vari, non è difficile, è un problema e situazione degli uomini, ciò che gli uomini creano lo capiscono, ma quando si trovano di fronte ad una presenza non visibile come quella di Dio, allora diventa complicato capire, bisogna andare oltre, passare il limite del capire ed entrare nello spazio infinito del credere. È una buona fatica, benedetta da Dio, però ha bisogno dell'aiuto di Dio. Nessuno di voi può vantarsi di credere. È strano, è un dono così grande, ci verrebbe da dire: oh, io ci credo, no? Ci credi tu? Una volta io così parlavo con semplicità di queste parole del Vangelo, conversando con un professorone ateo. Ascoltò un po', poi smise dalla voglia di fare obiezione, disse soltanto: beato a te che ci credi. Beato? Sì. Santa Elisabetta così dice alla Madonna, quando lei la va a visitare, porta Gesù nel grembo, Elisabetta dice: beata te che hai creduto, tu sei benedetta fra le donne, sarà benedetto il frutto del tuo grembo. Tutte le benedizioni incominciano quando è nato il credo. Ma certo,
che pretendete di andare a mietere dove non avete seminato? Prima seminate, poi andrete pure a mietere. C'è una parte che deve fare necessariamente Dio. Quelle lampadine non le avete accese voi, però voi ve ne servite. Leggiamo, preghiamo, facciamo tutto quello che c'è da fare. Questa è la parte nostra. Quella è una parte che non tocca a tutti noi. Dice Gesù che quando si semina bene, allora il seme va sul terreno giusto e cresce e diventa più grande, anche se è piccolissimo, diventa grande, un albero sotto cui si vanno a riparare anche gli uccelli. Quando noi abbiamo tanta fede, chi ci sta intorno se ne accorge e incomincia ad avere fiducia della nostra fede. Scende volentieri a conversare. Perché dico scende? Perché noi abbiamo tutti un grande orgoglio, convinti che le ragioni migliori ce le abbiamo noi, sappiamo spiegare noi. Quando invece troviamo una persona umile, semplice, proprio, come dite voi, da quattro soldi, che vi dimostra con i fatti, ma vi sa anche dire con semplicità queste cose così grandi, voi vi rendete conto che lì c'è Dio, che quella è fede vera. Quante volte mi sono trovato di fronte a persone umili, semplici, di una fede che ti smonta, cioè ti fa passare la voglia di fare tante tante domande, no? Di cercare, guarda, già l'ha trovata, già ce l'ha, è felice, basta, non si agita, non va in cerca di cose da grilli, no, da mistero. È semplice, la fede è una luce, se sei acceso ci vedi, se non ci vedi vuol dire che non si è accesa quella luce. Nel 1585 a Viterbo nasceva una ragazza da due principi romani, una famiglia nobile, e cresciuta in mezzo alla bambagia, tutti i privilegi. Però a un certo punto, situazione di famiglia, un complesso di cose, si ritrova a vivere nel monastero a Viterbo. Però disse: io non sto né fuori né dentro, datemi una stanza qui all'ingresso, aggiustatemi bene un bel appartamento principesco, io voglio vivere qua. Santa Giacinta Mariscotti, va bene, stette 20 anni, poi sentì che non era una vita giusta, era una vita da compromesso tra la santità e la vanità. Qua bisogna fare sul serio, comincia proprio dentro, come una macina che ti rode, decise: io voglio buttare via tutto quello che sta qua, i segni di ricchezza, di nobiltà, voglio cominciare a pregare tanto e a servire i poveri. E questo lo fece per 40 anni, a 55 anni più o meno, aveva finito già la sua missione, ma i poveri, i malati, i carcerati, tutti dicevano di lei cose belle, cose sante. Che donna di fede, che donna di carità. Ecco, la fede finalmente fiorita lì. C'era prima la fede, non state mai miscredenti, però non fioriva, non usciva niente, deserto. Dal momento in cui proprio ha deciso, quindi ha accolto la grazia di Dio e la conversione, è diventata un'altra creatura. Allora questa fede, che non si vede con gli occhi del corpo,
può cambiare totalmente la vita di ognuno di noi. Iniziamo una buona volta a dire: Gesù, io voglio fare sul serio, basta, non mi sazia quello che mi dà il mondo, capisco che io vivo in mezzo agli altri, ho i problemi degli altri e devo lavorare per vivere, devo umiliarmi tante volte di fronte a chi può venirmi incontro, però io credo in te, io ho fiducia nella tua grazia, io mi abbandono alla tua misericordia. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Tutti insieme. Dal tribunale Pietro e Giovanni escono salvi, ma diffidati. Sommi sacerdoti e anziani sono adirati contro di loro. È una minaccia che da un momento all'altro può diventare una persecuzione. Tutti insieme levarono la loro voce a Dio. Volgi lo sguardo, falli tacere, concedi ai tuoi servi franchezza. Stendi la mano e compi prodigi nel nome del tuo servo Gesù. Noi andiamo ad annunziare come tu ci hai comandato e tu vieni a confermare come Gesù ci ha promesso. Preghiera della Chiesa riunita, preghiera immediatamente esaudita. Quando ebbero terminata la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Ora essi stessi sono rafforzati nella fede, sono illuminati dallo Spirito e ripieni di zelo per le anime. Sono dunque nelle condizioni giuste per diffondere il regno di Dio e sono pronti a dare la vita per la salvezza di ogni uomo diventato fratello in Cristo. Il popolo di Dio tuttora continua a radunarsi, continua a pregare e Dio continua a mandare il vento e il fuoco dello Spirito Santo. Nutrita dalla grazia e dalla carità, la Chiesa, anche tra le persecuzioni, evangelizza e battezza. Ha fede nelle parole di Gesù. Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Hanno ascoltato me, ascolteranno anche voi. Gesù è fedele alla sua promessa. Sarò con voi fino alla fine del mondo. Canto numero 376.